Amici di Vita Peter Pan, buonasera, sono qui con Lucrezia di Comic Style per parlare di un progetto innovativo, titanico, ma allo stesso tempo dinamico, che è appunto la... il database completo di fumetti in Italia. Perfetto, quello che vedete qui è il volumone cartaceo che può spaventare in questo momento, ma il vostro attimino, giusto qualche non morde. Contenuto. Esatto, non morde. Questo è il prodotto cartaceo che mette insieme il database di tutto tutta la produzione dei fumetti in Italia. Tramite un'app. Ovviamente in questo momento Lucrezia ci sta mostrando il prodotto cartaceo e ci spiegherà, ma ci parlerà naturalmente anche dell'app, che è il nostro punto cardine di questo grande lavoro. Allora, prima di tutto ciao a tutti, io sono Lucrezia e faccio parte del team di Comic Style. Comic Style è un'app che serve per catalogare la propria collezione di fumetti, quindi creare la collezione con i fumetti che uno ha, e in automatico viene creata la mancolista, quindi la lista dei fumetti che uno manca. Come funziona e come lavora questa collezione? Grazie appunto al database. Non esisteva un database completo di fumetti in Italia, adesso c'è, che l'abbiamo creato noi. L'abbiamo creato per appunto questo utilizzo e per una formazione di cultura, nel senso è importante avere questo database di tutte le pubblicazioni dall'origine dei tempi al giorno d'oggi. Tutto questo è stato catalogato grazie al codice ISCN, che è l'International Standard Comic Number, quindi un numero seriale che uniforma tutto il mondo del fumetto. Il codice non è identificativo del solo albo, ma è identificativo anche della collana, della serie, dell'editore, dell'autore, dello sceneggiatore. Perché questo? Perché uno può andare alla ricerca del sceneggiatore o del colorista oppure dell'autore che ha creato uno può essere fan di un particolare autore, sapere e dire ha fatto altre pubblicazioni. Grazie a avendo questo codice si può trovare tutte le pubblicazioni nelle quali lui ha collaborato. Ad esempio anche una variant, uno magari non lo sa, e questo è fondamentale però per un collezionista sapere dove i suoi artisti preferiti hanno lavorato. Anche per te. Specialmente per l'appassionato nuovo, riuscire a recuperare tutte le informazioni potrebbe non essere una cosa immediata, perché sicuramente un collezionista di vecchia scuola con il suo vecchio foglietto, esatto, si segnava tutto, ricordate, no? Andavamo, cancellavamo, ce l'ho, mi manca. Con questo sicuramente si va a limitare la possibilità di comprare dei doppioni, ma la cosa fondamentale, si riesce in tempo reale attraverso l'app a controllare se quell'albo che noi stiamo provando magari ad uno stand e non avevamo mai visto lo abbiamo in collezione, o eventualmente ci sono ancora ulteriori varianti. Esatto, perché magari uno vede quell'albo ed è l'edizione d'oro o l'edizione un'altra annata, e uno dice vabbè, io la voglio anche la ristampa, o piuttosto un'edizione da collezione, voglio sapere se ce l'ho. È capitato davvero a tutti noi, io faccio tantissime fiere, il problema maggiore dei collezionisti è che non aggiornando le proprie mancoliste cartacee o le mancoliste sui telefonini, ovviamente arrivi al punto che non sei sicuro, magari avendone tanti, se hai comprato il 5 oppure 6. Sono problemi di tutti i giorni. Noi comunque abbiamo quest'app che è disponibile sia per Android che per iOS, il download è gratuito e anche la consultazione del database è sempre completamente gratuita, perché per conto nostro le informazioni devono essere sempre fruibili e disponibili per tutti. All'interno invece del Comic Style c'è anche una sezione della creare la propria collezione e la propria mancolista, quella è abbonamento e viene 5 euro all'anno. Noi però abbiamo creato per Vite da Peter Pan un codice apposta che lasciamo qui, un codice disponibile per voi per avere la prova gratuita senza nessun tipo di impegno per 3 mesi, provare l'app e provare tutte le funzionalità e vedere se vi può piacere. Comunque vi ricordo che la parte del database è una consultazione sempre disponibile, perché per noi è davvero importante che questa parte sia chiara, perché la cultura deve essere
spammato ovunque. È importante che sia davvero accessibile a tutti. C'è un aspetto fondamentale, che se io sono un amante di un artista o di una determinata casa editrice che pubblica tutte cose che mi interesse, io mettendo nella mia lista preferita, nell'app, vengo notificato ogni volta che la casa editrice pubblica un aggiornamento, quindi resto sempre aggiornato ed è la nuova frontiera della, dell'informazione sulle news. Certo, perché la casa editrice può mandare una notifica tramite l'app di Comics Time, dove avvisa gli utenti che collezionano la loro serie, possono avvisarli della nuova uscita, del nuovo albo, oppure dell'arrivo di una nuova collana, ad esempio. Quindi diciamo un nuovo metodo per monitorare quelle che sono le nostre mancoliste, e possiamo dire che appunto era l'app che mancava nella gestione di queste cose. Va bene, allora, quindi io ringrazio Lucrezia di Comics Time e tutto lo staff che ha collaborato nella realizzazione di questo prodotto veramente innovativo e incredibile, e ricordiamo che l'app è scaricabile sui store Google Play e iOS e Apple Store. Ricordiamo il codice che trovate qui sotto per utilizzarlo per 3 mesi in maniera gratuita, ricordandoci sempre però che la consultazione con Google Database sarà sempre gratuita. Esatto. E noi ricordo anche che noi offriamo servizi a tutti gli stakeholders del mondo del fumetto, quindi agli editori, alle fumetterie e agli autori, offriamo servizi gratuiti tramite Comics Time, quindi per qualunque cosa, se volete, ci potete scrivere ai nostri canali social. Perfetto, grazie ancora Lucrezia. Amici di Vita per Panna, restate sintonizzati, scaricate l'app, usate il codice e buona collezione, possiamo dire così. Sì, si può dire, grazie mille. Ciao a tutti.